museo che si compie grazie all'aiuto di preziosissimi amici, sia a titolo personale che naturalmente a titolo istituzionale, e ai loro team che hanno collaborato con noi in tutto questo periodo, da quando avete visto comparire il Vega, ma anche dai mesi prima, si può dire dagli anni precedenti. Quindi ringrazio naturalmente Stefano Bianchi, che è il leader del team dei lanciatori di ESA e che con me, quando, fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, abbiamo voluto fortemente questo progetto e abbiamo coinvolto poi altri amici indispensabili in questa bella avventura. L'Agenzia Spaziale Italiana, che questa sera qui è rappresentata dal direttore tecnico Enrico Russo, a cui chiedo la cortesia di ringraziare e di salutare per noi anche l'amico Giorgio Saccoccia, presidente, che non ha potuto per i suoi impegni istituzionali esserci questa sera, e infine l'amministratore delegato di Avio, Giuliano Ranzo, che è il costruttore Avio dell'oggetto. E naturalmente i ringraziamenti si estendono ad altri amici che ci hanno aiutato e che sono parte di questo progetto. Regione Lombardia, che è qui, è rappresentata, non soltanto rappresentata, ma è proprio quello che ha messo mano al portafogli del suo assessorato, ma che è anche vicepresidente di Regione Lombardia, quindi l'amico Fabrizio Sala, e cui chiedo di portare il mio saluto al presidente Attilio Fontana, e Roberta Cocco per il Comune di Milano. Il Vega, che voi vedete questa sera, è un episodio importantissimo, ma non certo isolato, di una riprogettazione urbanistica di tutta quest'area della città, di cui è già diventato, prima ancora di essere inaugurato questa sera, un oggetto simbolico e un oggetto di riferimento. Grazie Roberta di essere con noi, un caro saluto all'amico Beppe Sala. Questa operazione è stata fortemente voluta da noi, abbiamo cominciato a pensarci fin dal febbraio del 2012, quando è stato fatto il primo lancio, che ha impressionato positivamente chi ha passione, chi ha interesse, chi ha volontà di seguire questi programmi. E lo spazio è per questa istituzione, per questo museo, uno degli elementi fondamentali. Chiaramente il museo è dedicato a Leonardo da Vinci, questo è l'anno di Leonardo, e noi al 9 di dicembre inaugureremo una sezione rinnovata completamente di 1300 metri quadri dedicata a Leonardo da Vinci, e sarà l'investimento sia intellettuale, mi permetto di dirlo, sia economico, e questo è facile prendere le misure, a livello mondiale, fatto quest'anno per le celebrazioni di Leonardo, e sarà il luogo in cui al mondo, meglio che in qualsiasi altro, sarà possibile comprendere la figura di Leonardo da Vinci, naturalmente del Leonardo ingegnere, che è, se vogliamo, intellettualmente l'alleato principale, per quanto riguarda la tradizione del nostro paese, degli amici che lavorano operativamente in questo settore e che ci hanno portato ad essere la nazione, fra le nazioni più importanti nel settore aerospaziale. Di cosa ci occupiamo noi? Del fatto che, essendo il mondo cambiato e le tecnoscienze sono diventate il primo scopo che a livello geopolitico si sta perseguendo per avere la possibilità di competere, di essere protagonisti a livello mondiale, più ancora del possesso delle risorse finanziarie, che sono naturalmente indispensabili, ma senza quel lungo percorso che consente di possedere le tecnoscienze, tutto diventa difficile e più qualitativamente complicato da raggiungere. Quindi serve la comprensione, serve la competenza, serve la conoscenza, serve avere quell'attività che si chiama, anche in inglese dicono, dissemination, cioè avere una valutazione a livello di tutti noi, di normali cittadini, dell'importanza e del valore della scienza, della ricerca e delle tecnologie applicate per poter avere la possibilità di sviluppare anche progetti come questi, che sono progetti molto complessi, sono progetti di grande valore intellettuale, economico e di risultato. E quindi questo, essendo un luogo di conoscenza e di disseminazione, non poteva esentarsi di avere nel tema dello spazio uno dei temi di riferimento del proprio presente e naturalmente del nostro futuro. Perché? Perché questo è evidente. Noi, si stima, utilizziamo sul pianeta circa 16.000 oggetti che provengono dal progetto Apollo, come ricerca avanzata, che dei famosi moon boot che da tanti anni utilizziamo per andare in montagna, a quell'aggeggio che portiamo in tasca una volta chiamato telefono e che è largamente derivato dalle ricerche che in quel settore, l'elenco ovviamente è lunghissimo. Quindi la ricerca aerospaziale, il mondo della presenza anche italiana nel tema dello spazio, è un mondo
per noi affascinantissima a titolo personale e intellettuale, ma indispensabile per raggiungere una sufficiente e giusta qualità nel fare il nostro lavoro, quello di dare comprensione ai cittadini della valenza, usando esattamente un termine chimico, che può dare la conoscenza nello sviluppo della nuova società. Il nostro poi è un territorio particolarmente fertile da questo punto di vista, e non devo dirlo ai presenti perché tutti voi ben lo conoscete. Al museo abbiamo già molto da questo punto di vista, abbiamo una sezione importante dedicata allo spazio che è in continua evoluzione per la natura stessa ovviamente di quello che rappresenta, abbiamo, l'ho già citato, Fragility and Beauty, questa sezione permanente realizzata con l'Agenzia Spaziale Europea, dall'Agenzia Spaziale Europea con noi, dedicata proprio alle immagini che il Vega, per meglio dire i satelliti del programma Copernicus, i Sentinel lanciati con il Vega, queste immagini ributtano su di noi la bellezza del pianeta e la responsabilità di gestirlo al meglio, ed è una sezione straordinariamente affascinante, come vediamo anche dai numeri dei frequentatori, e abbiamo progetti nuovi sullo spazio. Fra meno di 10 giorni, esattamente una decina di giorni, sarò con alcuni colleghi a Norvik, dove c'è ESTEC, che è il centro di ricerca dell'Agenzia Spaziale Europea, condotto dall'amico Franco Ungaro, dove firmeremo una lettera di intenti e avremo modo di portare qui al museo alcune delle ricerche più avanzate, quelle che naturalmente avranno la cortesia di mettere a nostra disposizione per questo lavoro, che racconteranno del grande sforzo che è in atto per mettere a punto le tecnologie necessarie per i prossimi progetti sulla Luna e su Marte. E poi per ottobre del prossimo anno, entro ottobre del prossimo anno, un nuovo laboratorio immersivo che chiameremo proprio Marte, dedicato a questo tipo di ricerche e che di nuovo sarà implementato da questo rapporto di collaborazione. Tutto questo ha senso anche perché è cambiato appunto il modo di pensare, il modo di valutare gli scenari prossimi futuri. Vedrete uscendo sulla sinistra c'è un grande cartellone perché sabato e domenica un importante gruppo editoriale ha organizzato qui da noi un progetto ricco di conferenze sul tema della salute, dove il payoff di tutto questo, cioè quello che in qualche modo si vuole raccontare, è che la salute delle persone e la salute del pianeta sono in realtà la stessa cosa, viaggiano in sintonia, devono viaggiare insieme. Ecco quindi che questo oggetto fortemente simbolico che è il Vega, oltre a raccontare quello che vi ho solo accennato, ma che se avrete voglia di approfondire, naturalmente siamo qua per questo e lo faremo sempre di più e mi auguro sempre meglio, ecco, rappresenta anche un elemento che ci costringe, ci obbliga in qualche modo a riflettere sugli scenari nuovi rispetto ai quali anche le attività di formazione, anche le attività, vedo il mio amico Ferro, sei tu? Sì, che c'è la luce in faccia, l'amico Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, che è uno degli elementi dal punto di vista della conoscenza e della ricerca e naturalmente della formazione dei giovani, nonché di un numero importantissimo di ricercatori italiani che partecipano ai programmi aerospaziali, uno degli elementi di punta non solo del nostro territorio ma ormai decisamente a livello mondiale. Ecco, noi lavoriamo proprio per questo, lavoriamo anche per dare la possibilità ai giovani di impadronirsi di se stessi, della propria passione, della propria volontà, e quindi poi formarsi e arrivare da voi o al sistema di impresa con una forte motivazione per sviluppare sempre meglio il proprio lavoro, la propria attività e appunto il proprio modo di essere cittadini consapevoli di quello che è lo scenario mondiale. Questo è quello che significa anche il Vega per noi. Ve lo volevo dire, l'ho fatto in modo sintetico, naturalmente c'è molto di più, ci sarebbe molto di più da dire, ma lo diremo con i fatti man mano che proseguiremo con le attività qui al museo. Adesso, per non fare troppi siparietti, io leggerei quello che mi hanno dato, cioè dopo di me prenderanno parola gli amici che ho prima presentato, quindi Stefano Bianchi, a seguire Enrico Russo, poi Giulio Ranzo e infine Roberta Cocco e Fabrizio Sala. Se potete cortesemente memorizzare in quest'ordine, così non